Blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale che a Mugnano, città nord di Napoli, ha effettuato una serie di perquisizioni domiciliari. A finire in manette quattro persone: si tratta del 52enne Raffaele Maisto, del 46enne Raffaele Marrone, del 37enne Giacomo Vallefuoco e della 62enne Antonietta Sarnataro. I militari hanno rinvenuto e sequestrato all'interno di un calzaturificio, nella disponibilità di Maisto 5 kg di cocaina, 2 kg e 100 g di hashish, una pistola Beretta calibro 22 e una pistola Glock calibro 9x19. Matricoli a brase. La Glock era stata modificata con selettore di tiro a raffica e provvista di silenziatore. Sequestrate anche 1.260 proiettili di vario calibro, tra i quali anche per la k 47 e la somma contante di 143.570 euro. Sequestrate anche una parrucca e una maschera: uno di quei camuffamenti che spesso si vedono nei film hollywoodiani, ma anche in delitti di sangue o rapine. In casa di Marrone invece i carabinieri hanno trovato 4.495 euro e 100 grammi di hashish. Per Valle fuoco una perquisizione grazie alla quale è stato possibile rinvenire e sequestrare 10 kg di hashish, 8 kg di marijuana, 110 grammi di cocaina e un fucile calibro 12 con matricola brasa. A casa della donna infine i militari hanno trovato 675 grammi di hashish. Durante le diverse perquisizioni effettuate anche insieme ai comandi di arma del gruppo di Castello di Cisterna sono state denunciate anche due persone: un 61enne trovato in possesso di 8.100 euro in contanti e un 31enne che invece di soldi in contanti ne aveva 5.000. Più di 13.000 euro ritenuti provento illecito. Gli arrestati sono in carcere in attesa di giudizio, mentre sul denaro e sulle armi sono in corso accertamenti. Per quanto riguarda le pistole e il fucile, queste saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o in altri delitti.